Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi finalmente sul canale, dopo tanti anni, è tornato Erens per una reaction che, a mio dire, è incredibile. Perché ovviamente, da come avete letto dal titolo, qua si parla di investimenti e di cripto. Detto questo però, ovviamente prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Junkstore, il mio sponsor per l'acquisto di prodotto coreano. Trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, Erens, saluta perché non ti sei ancora presentato. Yugi a tutti ragazzi, sono Erens. E però adesso andiamo subito alla reaction. Ragazzi, sapete quando voi scrollate la home di YouTube a caso perché non c'avete niente da fare e vi capitano i peggiori video ambigui di internet? Bene, questo... Poi? Sì, anche i miei. E questo è il come io abbia trovato questo incredibile contenuto. Adesso Erens, io non so tu cosa ne pensi, però secondo me può dare molte soddisfazioni. Può essere, andiamo a scoprirlo insieme, non lo so, sono eccitato dalla cosa, voglio capire. Sì, sì, no, perché secondo me siamo, non dico a livello di Antoshow, però sicuramente con un titolo del genere dove tu mi dici che questa è... si può guadagnare anche il 200% in un mese, ci avviciniamo molto. Iniziamo già bene però, c'è una bella gamba a sinistra del proibito Unlimited. È rovinata, io vedo dei danni a destra e a sinistra. E a water damage sull'angolo in alto a destra. Io adesso giuro che se qualcuno gli fa una valutazione, gli dice che vale 650 milioni di euro, spammo questo video alla finanza e lo faccio denunciare. Detto questo, io partirei a vederlo perché è anche corto, quindi bisogna capire in che punto del video ci sarà il succo importante. E la gamba sinistra del proibito e l'ho sbustata quando facevo le medie. Sì, esatto, l'ho presa da un... Io non so te, ma alle medie non sbustavo niente. Oh, io mi ricordo alle medie ho sbustato il drago del giudizio Secret e ricarica solare negli stessi tipo 5 pacchettini che avevo preso. Onesto, onesto. Io ero povero, quindi non ho mai comprato niente, a parte cose che compravo di nascosto. E poi ho riversato tutto adesso. Un pacchetto qualsiasi e questo è mio padre. Una persona che non fu per niente contenta che spesi 20 euro in pacchetti di Yu-Gi-Oh! Per trovare una gamba. Vediamo oggi... Parliamone, perché in prima a quanto sta quel pezzo di legno? Il pezzo di legno attualmente sta sui 700-800 euro? Forse arriva al migliaio? No, beh, in prima edizione i pezzi stanno intorno ai 500-600 euro, credo. La testa è quella che vale di più e Unlimited in Near Mint li trovi, penso, sui... Non vorrei dire cavolate, ma un centinaio d'euro Near Mint, ma Near Mint veri... In seconda, ragazzi, in seconda, eh. Unlimited in seconda, sì, esatto. Poi dipende anche dal print, ma vabbè, non dilaghiamo troppo su Leggenda del Drago Bianco. Vediamo cosa dice il padre, perché non era molto contento, eh. Oggi che ho speso molti, ma molti più soldi per delle carte di Yu-Gi-Oh! E in particolare per la mia carta preferita, che è il drago bianco occhi blu, come reagirà? Spoiler, una di queste carte l'ho pagata 190 euro. Vediamo se una persona... Che pagliaccio! Io ho speso 800 euro per una carta. Muto! Chi te credi di essere 190 euro? Pagliaccio. Vabbè, una Cristia da 150, non sono i suoi livelli, però dai, cioè... Chi si crede di essere questi, eh? Ho speso 190 euro, voglio vedere sta carta costosa quanto vale. Ma senza particolare esperienza in Yu-Gi-Oh! Riesce a capire solo dall'aspetto delle carte quali sono le carte che costano di più. Tu non hai alcuna esperienza su Yu-Gi-Oh! Ti trovi? Allora, io lì ho visto tipo un drago bianco occhi blu finale che costa 60 euro, forse, ma mi sa meno, e basta. Il resto era carte da 4-5 euro. C'è il drago d'anniversary pack giapponese, ma comunque quello non costa 100-190 euro, almeno, cioè, costa 190 euro in inglese, io, e mi pare di averlo visto Jap, poi non lo so. Io non ho esperienza, ma le carte le ho viste, ma le ho fatte un sacco di volte. Quindi tu non hai idea di quanto possano valere? No. Ora, quello che vorrei è che tu scegliessi le tre carte che secondo te, guardandole, ti sembrano più di valore. Questa deve essere una... Una gamba. In effetto. Questa è una gamba. Questa è una gamba. Quello è un drago. Quello è un drago a tre teste. Sì, ragazzi, questo è un drago bianco occhi blu Toon puro. Ed è bello vedere mio padre così ringalluzzito prima di vedere la pleonastica abbondanza di draghi bianchi occhi blu. Questo è palesemente figlio di Antoshow. Draghi blu. Esatto. Quello che vedo io. E quindi tutti quanti il drago blu. Drago blu. Non è blu!
È bianco. Da quello che ricordo, per la ricerca spasmodica che hai fatto delle carte, era la carta più ricercata da parte tua. Cercavi, tanto è vero che te la sei pure disegnato sopra una giacca di jeans, se ricordo che bene. Che qui portiamo il reperto, poi nella scena la facciamo, okay, a montaggio. Vabbè, la giacca è carina, dai. L'idea è carina, su via. Bisogna supportare i creator interessanti, ovviamente. E questo è normale. Ma non c'è la stessa carta. E ben presto capisce che il vero valore non è nell'attacco, nella difesa o nel numero di stelline, ma in un altro particolare. Dobbiamo andare a vedere allora la fattura. La fattura. Che miseria. Ci riproviamo con mio padre. Secondo me può uscire un gran... No. Io... non me lo fa perché non me lo fa, ma... lo faccio con mio nonno che ha 93 anni. Se l'effetto grafico in cui sto disegnato è quello che dovrebbe darmi un maggior valore, tra questi quattro draghi occhi blu, quello che vale di più è questo qua, perché tiene una specie di serigrafia. Ora non voglio stare qui da morbare. 4,50€, ma proprio se devi prenderlo dai siti dove te scammano. Con tutte le valutazioni che ha fatto mio padre, alcune intuizioni sono state abbastanza scioccanti, come questa. È fantasma, drago bianco, occhi blu. Hai detto una intesa, perché qua si chiamano ghost questo tipo di carte. La cosa che ci interessa a noi, anche in vista investimento, è che capire, c'è un valore oggettivo nelle carte che qualsiasi essere umano, anche senza aver visto l'anime... Assolutamente no, non esiste un valore oggettivo, perché ci sono carte con serigrafie, no, con fatture, come dice il padre, mio padre ovviamente, che sono basse ma che comunque hanno un enorme valore. Io ricordo una carta chiamata Vanity Emptiness in tempi non sospetti che costava 30 euro ed era una rara, vorrei ricordare. Era una comune. No, era una rara. No, no, ormai Vanity Emptiness era common short print da STVL, e, cioè esplosione astrale. Sì, ok, e... non voglio essere smerdato in diretta mentre sto smerdando qualcun altro, grazie. Però comunque diciamo che se lì ci fosse stata una carta rara tra tutte, il padre avrebbe detto ce n'è una sola di questo tipo, forse costa di più. No, è che la Ghost ce n'era una, se gliene mettevi 62 sul tavolo e una ultra diceva, ma secondo me è il contrario. Potrebbe valere di più. In che senso? In che universo? In che... Allora, se me la paghi 5,90€ te la mando io e te regalo pure la spedizione. Figa, gliene do 10, gliene do 10. Uno per ogni parente della famiglia gliene do. Altre carte che può valere di più. E poi ci metterei... No, non ci sto. Controlliamo dopo. Questa costa qua. Queste tre qua. Oh, almeno una l'ha azzeccata. È però interessante come per lui le più di valore... in realtà fossero state tutte carte da 5€, 6€, eccetera, eccetera. Questo significa che se volessimo cercare di fare value investing nelle carte, cercare di trovare il valore intrinseco della carta, la grafica non è sufficiente. Partiamo dal presupposto che una delle tre è effettivamente nelle tre più costose. Ah, allora sono andato abbastanza bene. Partiamo da quella più bassa che hai selezionato, ok? Vedete che quella Ghost. Vai, rendete così bene, poi alla fine la Ghost è quella che vale di meno. Scusano effettivamente quanto ho pagato le carte. Ci potrebbe essere effettivamente un plot twist. Ragazzi, siamo andati all'ospedale perché mio padre non ha retto il fatto che ho speso 190€ per una carta. Speriamo che non sia per il drago bianco. Non credo. Anche causa di mia incapacità, di mia inesperienza, ok? Quindi non è mai successo che ti hai pagato qualcosa in più di quello che dovevi pagare. Amico mio, se vuoi ti insegno io a comprare su Car Market e spendere meno. Si chiama primo prezzo. Tu prendi quello e lo... cioè... Se non cambia tanto, spendi poco. Poi, se trovi qualcuno che c'ha tanta roba, spendi un tantino di più. Ma 5 euro, una carta rara, un po' così. I soldi sono solo carta. Questa qui costa, l'ho pagata, 6,50€. Anche questa. Diciamo che quella ci può anche stare. Una gold vecchia, comunque un drago neo, drago occhi blu finale. Ci può anche stare. Non ha un valore eccessivo. 5,90€. Questa cavaliere signore dei draghi così mi sembra un po' eccessivo, eh. Poi può essere mi sbaglio e censurerò questa parte. Beh, però ho scoperto che si può vendere a 50 centesimi, dopo le sbulco. Qua qualcosa mi puzza, eh. Allora io adesso controllerei anche il neo drago occhi blu finale. Sì. Cioè, neanche con la spedizione la paghi così tanto. La paghi beh, se fai posta 1 la paghi tipo 4€. Ma neanche. A 3,30€, sì, più 3,80€. Sì. Sì, va bene. Ci posso pure stare se ci metti anche la spedizione, ma l'altra proprio no, quell'altra non esiste. E adesso vediamo il drago bianco occhi blu finale, perché... Ah! In spagnolo l'ha preso! Oh mio Dio! No, questo si sarà pagato più di 30 euro, è da denuncia. La carta, sì. Quindi il dragon de Ocos Azules definitivo, in realtà, essendo una ghost, ha un valore...
più alto. Più alto rispetto a una normale carta. E infatti questa l'ho pagata 47. Mi sembra un po' tanto, eh. Sì, forse l'ha preso tempo addietro e costava un pochino di più, quindi spagnolo. Sì, l'hai preso in spagnolo, che te costa più di quello in italiano. Magari al tempo no, magari costava 55 euro quello italiano. Sì, e lui ha voluto prendere quello che costa meno. Glielo abbono. Anche se comunque sti prezzi non c'hanno senso. Perché lo spagnolo costa più dell'italiano? No, è perché qui c'è un prezzo basso. Comunque ragazzi, non compratelo in spagnolo, perché sta roba non la vuole nessuno. Quella che vale. Ho visto un attimo il cuore del padre che si fermava appena visto la cifra, eh. E il primo posto ci sta. Ah, l'altra ghost. L'altra ghost. Quanto l'ho pagata? Visto quanto hai costato. Fammi pensare. BNM a quanto potrebbe stare? Secondo me 90-100. Se è quella da 190, secondo me c'è un problema. È stato molto basso, quel coso vale realmente 200 euro. È salito così tanto? In teoria sì, allora, da quel che mi ricordo, cioè, inizialmente quando era in hype stava sui 110-130, però ti parlo del 2021, quindi effettivamente adesso potrebbe stare sui 200, non lo so, non è una carta che guardo tutti i giorni. Infatti neanch'io. Diciamo che potrebbe starci 190, ma dipende dalle condizioni, io non ci credo che sia NM. L'avrei pagato di 60 euro. Ecco, sento il cuore con un po' di aritmia, L'ho pagata. Comunque anche l'altro drago l'ha pagato un po' tanto, 20 euro per un drago che sta a 9. La butta all'inizio stavano abbastanza, cioè dipende, questo il video di un anno fa ci può stare il drago bianco. 20 è sempre, forse 15 è già più umano, però sì, ok, se il video è vecchio 15 ci sta. Fermiamo un secondo, controlliamo il drago bianco occhi blu. No, mi sbagliavo, sta a 120 adesso. No, sì. È tanta da... sta roba. Secondo me le condizioni di quello che ha preso sono queste. Non ci credo che sia più bello. Dai, che poi è molto bellino, Se no, Alibaba gli fa 70. E sappiamo come grado Alibaba. 85 euro sta carta. Un saluto a Alibaba. 150, se proprio voglio andare su col prezzo. Però, parliamone. Edo Rosa 92. Oh, lui? 85. 75 euro. Trade Brothers è bravo. Sui 90-100 euro ci sta quella carta, dai. Sì. Dai. Il prezzo netto è quello. Poi 150, se la vuoi proprio, ci può anche stare se NM è perfetta, però... Vorrei ricordare una cosa, ragazzi. Se vi serve il prodotto sigillato carte singole, visto che lì c'è Card Game Corner, dovreste effettivamente comprare sul loro sito col mio codice sconto 2023 cappello, dove potete ottenere il 10% di sconto su tutto quello che non è già scontato. Allora, io sono pazzo per gli acquisti pazzi che ho fatto nella mia vita. Sì, ma questi sono proprio pazzi, nel senso ho pagato un po' tanto. Allora, io un attimo prima di giudicare vorrei vedere di quando è il video. Ah, un mese fa anche il drago non costava così tanto. Io gli stavo dando il beneficio del dubbio, sperando fosse del 15 luglio 2022. È interessante. Forse l'ha comprato prima e poi il video è dopo, quindi diamogli ancora il beneficio del dubbio. Però forse 190 euro per una sola carta non le avrei spese. 190 euro per una carta, ne vale la pena? Sicuramente sì, sì, dipende quale compri, nel senso, quella no, per quella non è un buon investimento, per altro può essere sì. Una scelta che ti fa litigare con la ragazza, a cui magari per i... Sto qua sta dicendo cose inesistenti, cioè stai giocando a Yu-Gi-Oh e la ragazza non esiste, cioè no. A parte questo, e poi la mia se esistesse non si lamenta più del fatto che io spenda migliaia di euro al mese in carte, cioè non esiste. Vanessa lo sa che giochi a carte? Lo sa perfettamente, è un po' impossibile non notare quello che faccio della vita. Ok, sa quanto hai speso ultimamente? No. Ok. Hai regalato una cena fuori al McDonald's. Risolverò così, le compro un Happy Meal. Per me sti problemi non esistono, perché non ce la porta al Mac, quindi... Mi è legata in cantina. Vaglia. La vado a liberare. Allora, gli ho dato uno spiraglio di luce e ho aperto la finestra, così c'ha l'aria. Oh, e questa chi è? Questa è la fidanzata che non è contenta che ha speso 190 euro in Yugi e preferiva che la portavi a cena fuori? Ma ora ci addentreremo nel mondo. La ragazza non era d'accordo comunque. Come fai a mettere le carte in un blender del genere, senza sleeve? Se tu le metti così, fai tipo tutti gli angoli bianchi ogni volta che le infili. Notare la tempesta potente. Sì, che questa poteva essere interessante. Guarda, in prima, guardate che bella. Anche questo in prima. Non dobbiamo morire. Dobbiamo finire questo video
e farlo uscire. Poi possiamo morire per quello che ha detto e ha combinato. Perché? Beh. 190 euro per una cosa. Quel drago non è più NM ma di base, cioè ma manco il, allora, il drago. No, io questo non l'accetto. Ti servono delle sleeve? Prendi tutte le sleeve che ti pare. Dopo quello che hai pagato quelle carte, hai speso più di 200 euro di roba che vale la metà anche senza sleeve. Rispetto a 20 euro per un'altra carta, potrebbe essere effettivamente la scelta migliore. Tainen, la grande sfida. Cosa? Cosa ha appena detto? 90 euro per una ghost rispetto a 20 euro per un'altra carta potrebbe essere... A parte che ha tipo toccato carte da 2 centesimi. Effettivamente la scelta migliore. No, non è assolutamente la scelta migliore, nel senso perché uno è invendibile, due la possibilità di crescita di una carta che costa così tanto è pochissima. In più, cioè, hai pagato la Ghost 190 euro e ne vale 70. Quindi io metterei un attimo le mani avanti e direi: ragazzi, ho fatto una cazzata. Adesso voglio vedere questo. Già eBay è aperto e quindi è tutto un dire. Tainen, la grande sfinge. Io ho scambiato queste 3 carte per un drago bianco blu prima edizione. Vediamo quanto è stato worth it. Prima edizione, Yu-Gi-Oh! Card. Spero che il drago per cui l'hai scambiato non sia quello. Tevira. 500 Ora controlliamo un secondo. Allora il drago bianco è NM dal mazzo, NM vero, te lo paghi 800 euro in prima, gradato probabilmente. No, NM vero, cioè nel senso, so che stavano intorno ai... No, magari sono scesi, perché non guardo i draghi bianchi tutti i giorni, non è quella la carta che te fa fare i soldi. Però su eBay un compralo subito, io lo posso listare anche adesso a 12.500 euro e non è un dato, non è un dato, non sarà mai un dato, il dato è il venduto. Prego, e cerco di non alterarmi più di così. Quello non è mai NM. Infatti non è NM. Però è bello, è uno dei più bei draghi bianchi che ho visto, good. Però questo potrebbe esserlo. Questo non riesco a capire, c'è troppo riflesso, però da come è imbustato potrebbe essere un NM, dipende da vari fattori. 350, tu hai anche sceso. Guarda, c'è lo zio che ce n'ha 3 a 400 euro. Perfetto, quindi... sappiamo. La carta sta sui 350 a 400 euro, dai. Che comunque YFETS ce l'ha con dei piccoli graffietti sul back. Quindi, allora, a parte che la tua non era assolutamente NM, non ci credo neanche se la vedo. Aspetta un attimo, vorrei vedere se c'è qualche foto di un gradato. Oh, bello, grad 7, questo proprio ci credo, che sia NM. Però... è un PSA 7, già carino, ma non è un Near Mint. Anche questa cosa da sfatare, un PSA 7 non è un Near Mint, è un excellent al massimo. Ho visto scheisare carte PSA 9 con pressure point, punti bianchi e roba del genere. Quindi un giorno si potrà fare un video su come gradare realmente le carte e come non essere presi per i fondelli dalle case di gradazioni sostanzialmente. Questo? Cos'è? E questo? Potrebbe essere un graffio sul case, non lo so. Sì, questa è la carta, Questa è la carta. Dio, no, io pensavo il graffione lì. No, questa roba per me è già da good. Cioè, non... No, good PSA no, 7 è... Allora... Per me ho detto. Però se già tu visioni quella cosa da fuori dal case, che generalmente ti nasconde molte cose, la sleeve e il case, a tirarla fuori quella roba la puoi listare al massimo come un excellent e lo metterai a 100-150 euro esagerando. Fede Arco, non lo so se c'è veramente un NM, però vabbè, il punto è quello. Cioè, diciamo che tra tutte ce ne sarà una veramente NM e sarà sui 400, probabilmente. Sì. Come stavo dicendo, la sua era impossibile che era un NM. Neanche se l'ha presa dal mazzo, l'ha imbustata, ha messo lo scotch sopra, l'ha sigillata togliendo l'aria dentro come si fa con i prosciutti e poi l'ha messa dentro una cassaforte. Non ci credo. Mi piacciono. Ti piacciono anche te i prosciutti? Le sedie. Okay. I prosciutti anche, il prosciutto è buono. Ok. Vediamo queste quanto valgono. 9 euro. No. Ma 9 euro dove? 9 euro dove? Devono essere perfette... E al massimo costano 4 euro. Ma proprio se le vuoi perfette, vere. 2 euro, 9 euro. Ma perché in dei momenti prende il grafico di Car Market e in dei momenti prende eBay? Perché gli stati di eBay sono più simpatici da vedere quando... Non continuerò quello che voglio dire, prosegui. Franci, controlla questa. Sembra la prima edizione. Questa 50 è come minimo 50 euro, dai. Tu, ci dai, credo. Tolemi M7, daghe. Questo
16 euro, poi sotto 4,40. Oh, 5 centesimi. Oh, ok, ok. Ed è proprio qui il problema, il 99% delle carte semplicemente cade in disuso, nessuno se le caca più dopo un po'. Io questo già l'ho visto perché... Non è vero, perché no, quella esce la carta giusta, vedi il grafico come risale, eh? No, cioè, allora puoi prendere, ad esempio, un casino di carte, ma persino io che non so cosa sia un assalto sincro, so che quella carta stava tanto per hype, 7 euro il suo valore, perché comunque so che è giochicchiata nei mazzi che fanno, appunto, spammano sincro, ed è l'unica cosa che in un T2 ti fa funzionare sincro nel 2023, da quello che so io. Ma c'è quella e c'è Revolution Synchron, no, che è quella, esatto, la carta forte. Revolution è quella in Dune, quella nuova in Dualist Nexus. Quelle due carte vanno assieme, non è che se una carta scende da 20 a 6 euro dalla pre-sale... Ah, il mio cervello non vuole funzionare, vai avanti. Ho delle carte dell'inizio che ad oggi non valgono praticamente più niente. Quindi le opzioni sono due. A parte che hai preso una carta giapponese. Si fa proprio trading quando c'è un torneo, quando c'è una cosa, quando c'è una carta che sta in hype. A caso. Sì, quei venduti è perché probabilmente era la vera NM, era nella lingua giusta, probabilmente l'inglese o l'italiano, che sono le lingue che costano di più nel pratico, e trovi quei venduti, ma ne trovi uno perché c'è il collezionista pazzo che dice: voglio tutto PMT in prima edizione NM perfetto in lingua bulgara, in modo per dire che non si trova, eh. Prendono un botto di carte e poi magari si vendono tutte quante di botto, oppure bisogna investire in lungo periodo nelle cose più sicure che si possono avere, solo in carte super. Investiamo tutti in maghi neri e in draghi bianchi. Questa è la soluzione. Tra 50 anni vedrete quanti soldi ho fatto se l'azienda non fallisce. Ho appena acquistato un drago bianco Key Blue da DDS a 3000 euro. Grazie, sì, chiunque tu sia. Super iconiche e con rarità sufficientemente famose. La rarità iconica di Yu-Gi-Oh! Su cui anche la stessa Konami sta puntando, creando ogni tanto Ghost from the Past, Ghost from the Past 2, eccetera, eccetera. E no, e basta, non è andata la 3, non è andata la 4. Cioè, letteralmente, cioè, le vecchie Ghost almeno erano delle Ghost, quelle nuove fanno schifo. Ovviamente ne usciranno altre anche in futuro. E la... Spoiler, non ne sono uscite in futuro. La Ghost. Quindi, quale sarebbe il mio pensiero? No, non è vero. Dalle 10 il Salamagna de Fuoco. Oh. Ah, no. Allora, io parlavo di il Ghost from the Past 3. Voglio sprecare questi 500 euro in carte di Yu-Gi-Oh! Un poco perché ne sono appassionato, sono un fan della serie, eccetera, eccetera. Perfetto, se devo investire questi soldi, almeno cerchiamo di investirli nel modo più sicuro possibile. Non significa... Bravissimo, bravissimo. Quella è proprio l'investimento giusto. Significa non togliersi qualche sfizio ogni tanto. Infatti mi sono fatto tutti e 5 pezzi di Exodia, anche perché la gamba sinistra da sola era un po' triste. E speriamo che fra un 5-10 anni magari abbiamo fatto un per 10, magari abbiamo fatto un per 5, e non sarebbe male. Nel prossimo video parleremo invece di come eBay è riuscita a buttarmi in questo tunnel del collezionismo da cui ero riuscito a stare fuori per più di 15 anni. Quindi andiamo a vedere gli elementi di psicologia e persuasive technology che ci portano a continuare a spendere in carte di Yu-Gi-Oh, orologi, case, videocorsi o qualsiasi cosa che si possa collezionare. Questo fondamentalmente è quello che succede quando una persona che è estranea a un qualsiasi mondo vuole fare l'intenditore e te spiega come fa soldi. Io penso che quello che abbia detto sia totalmente sbagliato, ma finiamo, poi facciamo tutto il pippone enorme. Ho stato anche diversi collezionisti di diversi tipi di oggetti. Consiglio, se dovete smistare carte, comprate questi scatoloni che sono incredibili, eh. Non metteteci gli elastici, per carità di Dio! Altra cosa, non mettete gli elastici alle carte perché lasciate i segni, soprattutto se c'è qualcosa che costa e le carte non sono più NM. Poi, cosa molto importante, se la temperatura si scalda, gli elastici vecchi si sciolgono. Quindi non so cosa potete tirar fuori dopo. Vi rivelerò il quasi errore da 800 euro che ho fatto su delle carte Digimon. Io so dell'idea che ha fatto errori anche Yugi, tranquillo. Non è che hai fatto investimenti sensati o cose del genere. Hai comprato carta a caso e hai detto: ma speriamo che in futuro faccio il per 5. Allora, Erenz, tu cosa ne pensi di questa persona, questo guru del marketing delle carte collezionabili di Yugi? No, non è un... Allora, voglio riprendere l'ultima frase che ha detto, ovvero sono stato fuori da questo mondo per circa 15 anni. No, aspetta, il collezionismo di eBay, non so se era... Io non penso parlasse di collezionismo, quindi sì. Cosa c'è di sbagliato oltre a tutto il video e il concetto? Tutto, inizia tutto. Allora, no, non puoi pensare di fare investimenti a lungo termine sulle carte di 5-10 anni. Cioè, se tu vuoi fare un investimento stile alle cripto, cioè, va bene che il volume delle cripto si muove lentamente, però
non è tipo, ah, ho speso 2, adesso ho investito 2 euro in Bitcoin, domani ne ho 40.000. Lo so che non è così per Yu-Gi-Oh, ma non è neanche tipo, ho speso 2 euro in Bitcoin e ne faccio 10 per fra 10 anni. No, tu devi avere un qualcosa che ti arriva pseudo velocemente, perché se tu butti 190 euro adesso, sperando che fra 10 anni siano 1900, puoi cambiare lavoro. Lui ha detto, io le compro per sfizio personale, poi secondo me ci posso, spero, secondo lui spera di poterci fare un 10 per tra 10 anni. Diciamo, uno, se tu non slivi le carte, non, il 10 per non ce lo fai neanche tra 20. E due, tu stai comprando carta a caso perché c'avevi la gamba del proibito pur probabilmente in seconda. Poi ne hai comprato un pezzo gold, uno ultra e uno comune, quindi non credo che queste abbiano un enorme valore. Forse le due ghost hanno potenzialità, mettiamola così, ma senza sleeve no, perché quella da NM già sarà diventata ex o good. A parte poi che prendeva prezzi dal market e poi da eBay per come gli faceva comodo, perché anche quell'altro Drago non stava niente, poi non valutava neanche le condizioni, quindi... Non lo so, guarda, cioè il punto è stato anche quello, no? Ho scambiato le tre cose, Teleia, Androsfinge, Tainen, per il Drago in prima edizione. Sì, ok, va bene, sarà quello nel case che era pur, ed è un complimento. Hai perso anche in quello scambio in qualche modo, cioè boom! Sì, ma sai, bello. Il fatto che sai quanta roba hai data via da bambino, che hai preso, che è salita, scesa. Quindi è inutile fare sti paragoni. Se volevi dare un vero consiglio alle persone, sicuramente non gli dicevi questo, perché il video non sa di niente. Cioè, non hai tentato di trovare un valore oggettivo sulle carte e per te la fattura, quando in realtà non è così. Nel senso, ci potrebbero essere carte rare che costano e carte foil che costano meno delle rare. Basti pensare a Droll, che raro sta tipo a 4 euro, e ci sono ultra rare o secret da espansione che costano 50 centesimi, quindi la fattura, come dice il padre, non è rilevante in nessun caso, cioè ci sta, è rilevante su determinate rarità, ma non implica il fatto che per forza debba costare tanto. Gli vuoi dire dove investire? Allora, se io dovessi scegliere dove investire, direi, ah ok, queste carte si giocano nel retro format, bene, quante ristampe hanno, quanto si gioca, quanto non si gioca, ah, questa carta ha potenzialità di salire perché è forte, non è forte, ok, allora la prendo. Questa carta quante reprint c'ha? Poche. Si giocherà tra 6 mesi, allora conviene che la compro adesso che sta a 0 euro e la rivendo quando escono i supporti e questa diventa forte e non ha ristampe, a 5 euro a copia. Cioè, questi possono essere dei consigli utili da dare, non prendiamole poi tra 10 anni ci faccio il 10 per, dai. Questa è follia. Ebbene ragazzi, ovviamente ci fermiamo qua perché non daremo in questo video consigli di marketing su cosa comprare e cosa meno. Per quelli ci sono i Market Watch, che ovviamente faremo sia in video che in live prossimamente. Già ne sono usciti sul canale, però sono vecchi, però se ve li volete recuperare, recuperateveli comunque. Ringrazio ovviamente Erens per essere stato con noi e averci seguito in questo enorme viaggio, dove ovviamente abbiamo capito come guadagnare il 200% con le carte di Yugi rispetto alle cripto, dove non si guadagna più niente. E noi ragazzi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!